Bastava uno sguardo, un segno d'intesa, un movimento appena accennato per capirsi. In campo si cercavano, si trovavano, vivevano in perfetta simbiosi. Era come se si conoscessero da sempre. Paolino Pulici e Ciccio Graziani sembravano proprio due gemelli. Quell'intesa perfetta gli ha permesso non solo di fare tanti gol, ma anche di entrare nella storia come i primi gemelli del gol del calcio italiano. Pulici e Graziani ha fatto quasi 200, no, non quasi, più di 200 gol in campionato, quindi vuol dire che il fatto di essere chiamati gemelli del gol non era stato dato per caso. Non siamo mai stati gelosi, nell'uno dell'altro, ci siamo sempre compensati, ci siamo sempre aiutati, anche nei momenti di difficoltà quando faceva gol uno e non faceva gol l'altro, c'erano sempre parole di conforto, parole di stima, quindi è stato un rapporto bellissimo. Negli anni 70 Pulici e Graziani erano la coppia d'attacco più tenuta e il pubblico impazziva per le loro giocate. Formavano una coppia ideale perché avevano caratteristiche completamente diverse uno dall'altro e quindi devo dire che è stata sicuramente una coppiata per il Torino fantastica, due giocatori che hanno interpretato benissimo il ruolo di attaccanti. Pulici cresce nelle giovanili del Torino, nella cosiddetta scuola del Philadelphia, dove matura un forte attaccamento alla maglia granata. Attaccamento che rimane indelebile per il resto della sua vita. Il granata è quel legame che tanti giovani che sono passati dal Philadelphia hanno sentito tangibilmente sulla loro pelle. Questa gente che al di là del risultato che fai in campo ti vuol bene per come stai in campo, se sei capace di giocare da toro. Graziani viene acquistato dal Torino nell'estate del 73 proprio per affiancare Pulici. È al suo esordio in Serie A e ha solo 20 anni. Io giocavo in Serie B con l'Arezzo, mi ricordo vidi un derby l'anno prima e lui era già un giocatore dei più bravi, dei più appetibili, simbolicamente rappresentava già un pochino quella società, per cui quando l'ho incontrato per la prima volta l'ho incontrato anche con un pochino di timore, con un pochino di reverenza, come per dire spero di stare qui, di essere degno di poterti giocare vicino e di poterti aiutare a fare bene. E il ragazzino farà più che bene. Trova subito l'intesa giusta con Pulici, grazie anche all'umiltà e alla generosità che lo contraddistinguono. Ciccio Graziani è un giocatore molto generoso, forte fisicamente, molto bravo di testa, direi con caratteristiche completamente diverse dal gemello. Pulici è l'elogio della potenza e dello scatto. Quando prende di mira la porta sembra proprio un toro. Stessa potenza, stesso coraggio e stessa irriducibile aggressività. Tutto questo lo fa amare dai tifosi granata. Lui quando giocavamo a Torino si sentiva padrone di casa, lui con la tifoseria che gli stava vicino, che lo chiamava, che lo coccolava, lui diventava un leone, diventava. Graziani era più lineare, però sicuramente era un giocatore che partecipava maggiormente al gioco rispetto a Pulici, però devo dire che Pulici negli ultimi 20 metri non aveva concorrenti. Dai 20 gol segnati il primo anno, i due attaccanti passano a 30 nella stagione successiva. Ma la maturità dei temibili gemelli del gol arriva nella stagione 75-76 sotto la guida di Gigi Radice, allenatore che per primo in Italia applica il calcio totale olandese. Lui cominciò ad ispirarsi un pochino a questo modello olandese, con il fatto che i due attaccanti dovevano essere proprio i primi difensori. Io che mi sacrificavo molto, Paolino lo stesso,
eravamo quelli che dovevamo dare un po' là all'azione difensiva, quindi finita l'azione rientrare subito a metà campo. Di conseguenza restavano un po' frastornati, quindi la palla buttata con dei buoni saltatori come avevamo noi dietro diventava tutto più facile, quindi si recuperavano tanti palloni, gli altri si innervosivano perché non giocavano tranquilli e questa era un'arma veramente micidiale in quel momento. Questo Torino aggressivo e vincente, dopo un inizio stentato, comincia da protagonista il campionato. Tutti eravamo consci delle nostre forze, ma sapevamo che senza l'aiuto degli altri non potevamo fare niente. Il Torino mostra tutte le sue potenzialità nel derby d'andata, il 7 dicembre del 75. I Granata battono i bianconeri per 2-0 e a segnare sono proprio Ciccio Graziani e Paolino Pulici. Da quel momento il Torino ingaggia un appassionante testa a testa con la Juventus. E inizia una fase positiva grazie ai gol decisivi della coppia d'attacco. Infatti quell'anno io ho fatto 21 gol e Graziani ne ha fatti 19. È importante per una squadra perché voleva dire che quasi 40 gol in due, ogni domenica un gol c'era di sicuro. La partita scudetto si gioca il 16 maggio 76 davanti a 70.000 tifosi granata. È l'ultima di campionato. Il Torino ha un solo punto di vantaggio sulla Juventus e incontra il Cesena, squadra non irresistibile. Il risultato si sblocca al 16° minuto. Più o meno eravamo questa posizione, adesso non mi ricordo se era chi era che ha fatto un lancio lunghissimo su Graziani che era al limite dell'area, ha sbagliato lo stop e si è allargato. Poi io sono entrato più o meno sul dischetto del rigore all'incirca. Graziani ha rifatto il cross e in tuffo sono riuscito a metterlo sull'angolino molto angolato, quindi c'era Boranga in porta che non se l'aspettava. Una cosa oltretutto fatto sotto la curva Maratona, che era una cosa importantissima per quello campionato. Nel ricordare quel gol che valse lo scudetto al Torino 27 anni dopo Superga, accade anche di rivivere l'emozione di quei momenti. Fare gol lì è stato il massimo, ecco, penso che la soddisfazione più bella che si poteva avere. A quel punto si poteva chiudere anche la carriera con quella soddisfazione. L'anno dopo i gemelli del gol realizzano 37 reti, ma non saranno sufficienti a strappare lo scudetto alla Juventus, che se lo aggiudica con un punto di vantaggio proprio sul Torino. I due non riusciranno più a ripetersi a questi livelli e con la cessione di Graziani alla Fiorentina nell'81 la coppia si scioglie. Anche Pulici lascia il Torino per giocare nell'Udinese prima e nella Fiorentina poi. Non c'erano e non ci sono attaccanti che fossero bravi in tutto come era lui. Lui era bravo di testa, era bravo in acrobazia, era bravissimo col destro, era bravissimo col sinistro, era veloce. Lui aveva tutte le qualità per essere in quel periodo il più grande di tutti. Ma è Graziani ad avere dalla carriera la più grande soddisfazione. Colpo di testa di Graziani, ecco, Graziani! Vincere il titolo mondiale con la maglia azzurra. Oggi Ciccio Graziani è direttore sportivo del Catania, mentre Paolino Pulici, dopo aver vinto una personale battaglia contro una grave malattia, collabora in un centro sportivo alle porte di Bergamo. Anche se oggi sono lontani nella vita,
i tifosi li ricordano sempre insieme, come i gemelli del gol.